Vi ricordate i comizi durante la scorsa campagna elettorale? Concludendo uno di questi, l'attuale sindaco Maria Rosaria Borracci invitava a seguire il successivo, nel quale avrebbe spiegato perché il servizio di mensa scolastica era stato sospeso. Infatti, nel successivo comizio apprendemmo che il servizio di mensa era stato sospeso a causa delle spese per rimborsi, spese legali, che era cresciuto fino alla cifra di 454.000 euro. 454.000 euro. Praticamente metà tari di un anno. Sempre durante la campagna elettorale, durante un'intervista su Studio 100 a tutte e quattro i candidati sindaci, sempre Maria Rosaria Borracci si lasciò sfuggire un commento fuori campo mentre veniva intervistato l'avvocato Antonicelli, che stava accennando alle responsabilità della scorsa amministrazione all'incendio della Pinita. Maria Rosaria Borracci disse: sì, Mohamedet fu a Calagravi. Allora il fatto ci risultò divertente. Però abbiamo scoperto che nel 2012 il comune di Palermo Gianello ha ricevuto dalla AGEA un finanziamento finalizzato, tra le altre cose, alla messa in sicurezza delle aree boschive e alla prevenzione degli incendi. Furono erogati 90.000 euro, cioè ci hanno dato 90.000 euro da spendere in prevenzione per gli incendi. Il comune di Palo Gianello avrebbe dovuto contribuire a questo finanziamento con una piccola quota inferiore a 10.000 euro. Ci chiediamo, adesso la nuova amministrazione, fresca insediatasi, con determina numero 273 dell'11 luglio 2018, restituisce i 90.000 euro. Avevamo 90.000 euro in tasca da spendere per mettere in sicurezza la Pinita e li abbiamo restituiti. Ci chiediamo se i due fatti non siano collegati. Le casse del comune prosciugate da rimborsi per spese legali per 500.000 di euro e non ci sono più soldi per la mensa o per avviare lavori che avrebbero scongiurato un incendio, che oltre a distruggere un patrimonio paesaggistico meraviglioso, mise in pericolo alcune case. Ora anche le opposizioni danno battaglia sulla vicenda, ma le opposizioni, a nostro avviso, sono ugualmente responsabili. Prima di tutto, durante i comizi di questi 90.000 euro, non ha parlato nessuno. Inoltre, queste cause avessero almeno portato qualche beneficio per i cittadini. Infatti, se ci mettiamo dal punto di vista dei cittadini, abbiamo speso noi 454.000 euro, abbiamo perso la mensa scolastica e la Pinita si è bruciata. Ora diranno: sì, ma i cittadini, grazie, sono rientrati in possesso dell'area dell'ex ferrovia. Noi diciamo grazie, li abbiamo pagati 454.000 euro. Alla maggioranza diciamo che Palagianello si vanta di appartenere alla terra delle gravine. Per quanto ci riguarda, Gravina e Pineta sono la stessa cosa. Un asset molto importante per questo comune. Se ci danno dei soldi per intervenire sulla Pineta, ce li avevamo, dovevate fare il diavolo a quattro per poterli spendere. Perché altrimenti le parole dette in quei comizi sono come il fumo di quella Pineta. Fastidiosi ed evanescenti. Non è finita. A quei 454.000 euro si sono aggiunti 5.738 euro che l'ex sindaco La Balestra ha chiesto e ottenuto
con determina 262 del 25 giugno 2018 e altri ancora, cioè stanno aumentando. Ora, si è parlato sempre durante i comizi di far pagare il 10% degli introiti annuali del campo fotovoltaico che è stato oggetto delle cause per i quali sono stati chiesti i rimborsi. Quel 10% ammonta più o meno a 100.000 euro. Ci aspettiamo che venga fatto, perché in questo modo almeno recuperiamo un patrimonio paesaggistico, cioè questi lavori almeno cerchiamo di portarli a termine in un altro modo, non lo so. Sempre durante i comizi, l'avvocato Antonicelli disse che qualora fosse diventato sindaco, avrebbe agito sulla Corte dei Conti per far restituire quei 454.000 euro. Noi riteniamo che questa cosa possa essere fatta se ci siano i criteri di legge per cui venga fatta. È lecito, anzi bisogna farle le rimostranze all'amministrazione nel caso ci risulti qualcosa di anomalo. Però tenete presente che abbiamo già bruciato 454.000 euro, di più. Il nostro portavoce in Europa, al Movimento 5 Stelle, Rosa D'Amato, ha fatto un comunicato stampa in cui annuncia che chiederà spiegazioni al Comune di Palagianello per quanto è successo. Per questo lascio la parola a Gabriele. Sì, grazie Vito. Adesso leggerò il comunicato di Rosa. Allora, chiarire l'ammontare dei fondi per la prevenzione degli incendi e le ricostruzioni boschive che la Commissione europea ha recuperato o intende recuperare in Puglia e se simili richieste di restituzione stiano avvenendo nel resto del sud. È quanto ho chiesto in una lettera al commissario all'agricoltura Phil Hogan dopo il caso di 90.000 euro che il comune di Palagianello, in provincia di Taranto, deve restituire alla GEA, l'agenzia statale che coordina l'erogazione di fondi in agricoltura. Queste risorse fanno parte di una misura del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, finanziato con fondi europei e volto alla messa in sicurezza e alla prevenzione degli incendi di alcune zone vulnerabili del nostro territorio. Il mancato utilizzo di tali fondi non ha reso possibili i necessari interventi di manutenzione che probabilmente avrebbero evitato la distruzione della pineta del Parco delle Gravine, avvenuta ad agosto 2017. A causa di un terribile incendio, e casi simili potrebbero verificarsi in Puglia, come nel resto del sud. Ecco perché ho chiesto al commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, di fare chiarezza sull'entità di tali restituzioni. Non riuscire a spendere risorse europee è sempre un grave schiaffo ai cittadini e ai territori. Non farlo per interventi così delicati per il sud, come la prevenzione degli incendi e la ricostruzione del patrimonio boschivo, è ancora più grave. Le responsabilità sono sia delle amministrazioni locali, sia dei governi centrali che si sono succeduti in questi anni. Mi impegnerò a Bruxelles con il nuovo governo affinché episodi del genere non si verifichino più in Puglia come nel resto del Mezzogiorno. Sì, vi salutiamo. Intanto ammirate questo splendido paesaggio. Perché in Gravina non ci possiamo manco andare. Guardate, guardate, tutto bruciato, 454.000 euro in fumo. Saluti.